Il rettore dell'Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, assume la presidenza di 4EU+, European University Alliance, l'alleanza europea nata nel 2019 che ad oggi riunisce 8 università pubbliche, fra cui l'Ateneo Milanese. Il passaggio di consegne è avvenuto in occasione del meeting annuale dell'alleanza, organizzato alla Statale di Milano dal 7 al 9 novembre. La missione dell'alleanza è quella di creare ponti all'interno delle università europee, cercando di costruire con il tempo una sola università europea. Si tratta di unire le diversità dell'Europa all'interno di una sola storia e partendo dall'università. La statale fa parte di una delle grandi alleanze europee e vuole essere un punto di riferimento di ricerca intensiva, research intensive, e anche naturalmente di didattica. Noi crediamo molto nelle alleanze europee, pensiamo che le alleanze europee siano veramente il futuro dei giovani europei. Forse l'Europa deve cominciare proprio dai giovani a diventare veramente unita, magari anche, ove possibile, in politica estera, in modo tale da costruire una voce importante all'interno del panorama internazionale, non limitandosi a slogan, ma costruendo davvero qualcosa di nuovo, qualcosa di forte, qualcosa che possa cambiare la mentalità e forse anche divenire un modello di quello che il mondo non riesce a essere, cioè un modello di dialogo, di pace, di giustizia e, non ultimo, ma più importante di tutti, di democrazia. The goals that we have achieved so far is that we have particularly initiated a lot of educational new offerings for our students and increased the mobility between our universities. We have also established mechanisms to support and strengthen research collaboration and the ability to fund that. So, in a very short number of years and in a COVID pandemic, we have actually managed to start a lot of new things on a very, you would say, open basis. Now we are in a position where we try to solidify, create strong processes and a strong strategy that give us long-term vision. We have tried many different things. Now we have to find out what are the good things that we want to build on and carry with us forward. And for that we need a strategy. L'europeizzazione, l'integrazione europea ha fatto passi da gigante. Con la crisi dell'euro all'inizio del decennio scorso, purtroppo sono scoppiate delle tensioni disintegrative, che però fortunatamente sono state ricomposte, e questo è stato uno degli effetti paradossali della pandemia del Covid, che ha promosso un vero e proprio salto di qualità in termini di integrazione, il cui emblema è il programma Next Generation EU, con i fondi per i prestiti e per le sovvenzioni che sono finanziate da un debito comune, qualcosa che era impensabile solo 10 anni fa. Le università e più in generale, come dire, la sfera intellettuale dell'Unione Europea ha già svolto, ma può svolgere un ruolo importantissimo per due motivi. Innanzitutto perché è la sfera dove si produce conoscenza e la conoscenza serve anche ai policy makers che devono risolvere i problemi collettivi. Secondo perché l'università è il luogo dove rimane la coscienza critica della società e quindi dove si valuta lo status quo, la misura in cui lo status quo corrisponde alle aspettative, ai valori, alle finalità che gli attori stessi si sono prefissati e poi a definire le visioni per il futuro. Quindi questa iniziativa che è stata promossa dall'Unione Europea è importantissima proprio perché non solo perché integra l'Accademia Europea e costituisce questa piazza, questa agorà comune, ma anche perché può riflettere criticamente su come ridefinire oggi, in un ambiente internazionale sempre più incerto e turbolento, i valori che stanno all'origine del processo di integrazione.